Ciao a tutti ragazzi, è il vostro Paolo Spal 07 e anche oggi parliamo di Spal. Sigla. Nuovo video, oggi ho tante informazioni da darvi sia per quanto riguarda la partita che andremo ad affrontare domani a Firenze, sia per quanto riguarda il mercato. Partiamo dal calciomercato, che è quello che poi andrà anche un po' a influire quello che dirò sulla partita di domani. Qualcosa si è già mosso e direi che si è mosso tanto, almeno fino adesso, in casa Spal. Fondamentalmente due uscite e un'entrata per adesso. Le due uscite sono Mancini a Benevento per 4 milioni, quasi 3 milioni e mezzo più o meno, che libera di fatto un posto in attacco. Si sta tenendo anche una cessione di Paloschi, ma sembra abbastanza difficile per questioni di ingaggio, quindi l'ingaggio di Paloschi aprirebbe veramente tanti scenari se Vagnati riuscisse a piazzarlo da qualche parte. E l'altra avvicinamento è stato soprattutto al centrocampo. Yasmin Curtis non è più un giocatore della Spal, è stato infatti ceduto a titolo definitivo, anzi in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, per 5 milioni, soldo più soldo meno, quindi vestirà fino a fine stagione, da adesso in poi vestirà la casacca del Parma. Il ruolo di mezzala non resterà comunque scoperto, infatti la Spal si è già mossa ed è già praticamente certo l'arrivo di Dabo dalla Fiorentina. Una mossa che, diciamo, Dabo è un centrocampista, è prettamente un incontrista, quindi lui giocherà o proprio al centro del centrocampo oppure addirittura a mezzala. Piedi decisamente meno raffinati di quelli di Curtis, però decisamente più fisico e più struttura, diciamo, quindi più sostanza e meno fronzoli. Fondamentalmente la mossa del mercato è stata questa. Dabo comunque un giocatore che, se motivato, riesce a dare molto al centrocampo, ripeto, soprattutto in una situazione come la nostra in cui andiamo spesso in difficoltà. Uno che rompe l'azione, spezza il gioco avversario, è molto 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 utile. Un po' richiama, diciamo, quello che fece Everton Luiz due anni fa, diciamo, più o meno come caratteristica. Poi Everton lo faceva in modo molto molto più grezzo probabilmente, ma comunque il concetto è quello lì. Quindi adesso si va a Firenze, l'ultima partita di un girone d'andata ai limiti del disastroso, quindi cerchiamo magari di chiuderlo, anche un pareggio andrebbe bene, quantomeno per tamponare la cosa. Contro una Fiorentina che è una squadra abbastanza altalenante quest'anno, quindi ha un po' come il Torino, diciamo, un po' come il Torino che abbiamo incontrato, ha diversi passaggi a vuoto, fa delle partite molto belle, quindi è un po' difficile prevedere un po' la Fiorentina come andrà a giocare domani. Quello che possiamo prevedere un po' è come gestirà la partita la Spal. Abbiamo un ritorno molto importante, che è quello di Di Francesco, che può coprire diversi ruoli, quindi si pensava, anzi sempre si pensava, ad una cosa fatta di questo tipo, un po' la formazione tipo di quando abbiamo giocato in casa con Lecce, di rotare Di Francesco tutto a destra, quindi ala proprio esterno, non mezzala, due punte Petagna Floccari, scalare Čonek nel suo ruolo naturale, che è quello di difensore centrale, sul centro-destra. Il centrocampo sarà praticamente obbligato, perché Missiroli, Valotti e Murgia fondamentalmente giocheranno loro. Forse l'unico ballottaggio sarà quello fra Valdifiori e Valotti, probabilmente. A sinistra naturalmente Strefezza, e dietro, come ho già detto, Čonek, Vicari e uno fra Felipe e basta, perché Tomovic è squalificato dopo la follia di domenica scorsa, e in porta il nostro mostro, che è Berisha, meno male, grazie a Dio c'è lui. Questo nuovo metodo di gioco l'abbiamo già provato con Lecce, per un po' ha funzionato. Comunque attenzione, perché adesso noi ricordiamo la partita di Lecce come un disastro totale, ma in realtà non è stato un disastro totale. Secondo me la Spal quasi tutto il primo tempo l'ha giocato bene, a parte la cagata che ha fatto Felipe sul rigore. La Spal poi l'aveva ripreso subito, aveva reagito bene. Di Francesco Ala si era trovato molto bene, qualche trama l'abbiamo avuta, quindi secondo me è una buona cosa, è un buon recupero questa cosa qua. Dopo il secondo tempo l'abbiamo completamente cannato, come abbiamo spesso fatto quest'anno, ma lasciamo stare quel discorso lì. Quindi qualche spunto noi ce lo potremo sicuramente avere. Contro, ripeto, una Fiorentina che, se non dovesse
azzeccare la partita in pieno potrebbe andare in difficoltà e potrebbe fare un po' la fine del Torino sabato scorso, due o tre sabati fa, insomma. Quindi io, più che dire di nuovo di entrare in campo con la testa giusta, non so cosa dire. Quest'anno, tutte le volte che l'ho detto, abbiamo quasi sempre cannato, quindi magari adesso non lo dico, proprio per scaramanzia. E Dabor non sarà della partita perché sarà disponibile solo da dopo lunedì, quindi di fatto noi andiamo a Firenze con un centrocampista in meno, facciamo finta che sia infortunato. E quindi diciamo che questa partita è un po' obbligata. Cerchiamo di tamponare le cose e poi vediamo come si muoverà la società sul mercato perché qualcosa decisamente si sta muovendo. E anche per oggi siamo arrivati alla fine del video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, vi ringrazio come al solito di tutti i commenti che mi lasciate e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. E sempre forza Spal!